Non ci sono più le piazze roccaforti, dice Giorgia Meloni, entrando in una Mestre lungo punto forte della sinistra operaia che risentiva di Porto Marghera e in un Veneto dove la Lega ha negli ultimi decenni polarizzato il voto. Proprio Salvini a Treviso, pochi giorni prima, aveva usato toni forti per specificare che il cammino verso l'autonomia regionale non doveva venire dopo nessun altro punto programmatico della coalizione di centrodestra. La Lega in Veneto la pretende e sta sul programma del centrodestra e francamente ho visto anche un po' di polemica che non ho capito da alcuni esponenti leghisti, perché se c'è una cosa che la Lega e tutti gli altri partiti del globo terraqueo avrebbero dovuto imparare è che noi siamo forse l'unico partito che quando si prende un impegno lo mantiene, per cui le polemiche sterili non le capisco. Noi siamo favorevoli all'autonomia e al presidenzialismo, insieme stanno nel nostro programma, e per noi quando si vogliono fare si fanno. Non è che in questi anni non è stata portata a casa l'autonomia per colpa nostra, noi stavamo all'opposizione. Spero che la Lega vada comunque molto bene, per me è molto importante che ci sia una maggioranza forte eventualmente se dovessimo vincere per il prossimo governo. La cosa che noi abbiamo pagato di più in questi anni è stata l'instabilità e non avere maggioranze coese, per cui se vogliamo dare una svolta è importante riuscire ad avere un governo che abbia il mandato e la forza per governare 5 anni con una maggioranza che sia d'accordo sulle grandi questioni, piuttosto che stare lì a combattersi in campagna elettorale e poi fare finta che ci si vuole bene al governo. Per cui è la nostra sfida e spero che tutti i partiti del centro-destra andranno bene. I sondaggi continuano a creare una forbice di preferenze fra Fratelli d'Italia in ascesa e una Lega in abbondante calo. Forse ha premiato la coerenza di chi è rimasto all'opposizione? Io penso che la nostra coerenza sia stato abbia rappresentato un valore aggiunto in questi anni rispetto a tutti, nel senso che questa è stata una legislatura particolare nella quale ci sono state molte maggioranze fatte tra partiti che si erano combattuti in campagna elettorale e noi siamo sempre rimasti coerentemente, saldamente solo all'interno del centrodestra, e sulla lunga distanza abbiamo avuto ragione, non perché non partecipavamo a quei governi per un vezzo, ma perché sapevamo che in una repubblica parlamentare se tu tenti di mettere insieme tutto e il contrario di tutto, alla fine non produci niente. Prima del voto c'è un'emergenza da far sostenere a un governo provvisorio, quella del caro bollette. Prima mettere una misura che fermi l'aumento delle bollette, poi si discute su come fai a coprire quelle esistenti, ma anche usando i soldi dell'extragettito attuale del governo italiano e degli extra profitti, secondo me ce le hai le risorse, poi sono disponibile a valutare tutto.